Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, sono il Papu e benvenuti in questa nuova puntata di TG Rugby. In questa puntata parleremo delle partite del prossimo fine settimana e in particolare ci concentreremo sulla Benetton Treviso che ha degli appuntamenti veramente importanti. Detto questo, non ci resta che iniziare. Partiamo dall'United Rugby Championship, campionato dove milita la Benetton Treviso. La prossima partita sarà contro gli Sharks, si giocherà alle 17:30 a Durban, venerdì 14 aprile, e è la partita, diciamo, la più importante della stagione per quanto riguarda il campionato della Benetton Treviso, proprio perché questa partita determinerà se la Benetton Treviso riuscirà ad andare ai playoff o meno. Infatti, dando un'occhiata alla classifica, possiamo vedere che io ho messo la zona rossa e sarebbe quella dei playoff, scusate se è un po' torta. E come vedete c'è la Benetton Treviso che è un punto dietro agli Sharks e appunto un punto dietro alla zona playoff. Sapete, purtroppo l'ultima partita, quella sconfitta contro l'Emirates Lions, una sconfitta veramente vergognosa, ma non per il punteggio, ma proprio perché la Benetton ha dominato tutta la partita e gli è bastato quei 10 minuti di, come si dice, quei 10 minuti un po' di distrazione che li hanno buttato tutto a eccesso, per dirlo in italiano, perché dominare tutta la partita senza però concretizzare chissà quanto è brutto, la sconfitta è veramente brutta. Però è ancora tutto aperto proprio grazie a questa partita, quindi questa partita è un dentro o fuori? Cioè, se questa partita va persa, i playoff sono al 99% impossibili da raggiungere, proprio perché questa è la penultima giornata e l'ultima partita sarà contro gli Stormers. Sarà molto difficile, ma bisogna anche dire che gli Stormers comunque sono già qualificati e chissà se contro la Benetton Treviso ci andranno un po' più morbidi, anche se la vedo dura. Quindi la Benetton si deve concentrare su questa partita che è veramente fondamentale. Per quanto riguarda partite e orari delle altre partite, abbiamo venerdì 14 aprile Glasgow Warriors contro Scarlets alle 19:35. Ulster contro Dragons, sempre venerdì 14 aprile alle 19:35, mentre sabato 15 abbiamo Bulls contro Zebre Parma alle 12, Lions contro Leinster alle 15, Stormers contro Munster alle 17:15, Edinburgh contro Ospreys alle 19:35 e per concludere Connacht contro Cardiff sempre alle 19:35. Ma adesso passiamo al campionato inglese, la Premiership. Devo essere sincero, sulla Premiership non mi sono aggiornato tantissimo negli ultimi tempi perché ho più che altro controllato tanto i risultati della Benetton Treviso, un po' anche il top 10, Coppa Italia, quindi sono stato un pochino meno attento, insomma, alla Premiership. La Premiership è un campionato che è iniziato quest'anno con 13 squadre, ma purtroppo Wasps e Worcester sono falliti proprio perché la Premiership in questo periodo ha un po' di difficoltà a uscire dalla pandemia e purtroppo il campionato inglese è un po' a un momento di crisi attualmente, a differenza del top 14, quello francese, campionato francese, che è nettamente in espansione. Cioè, sono numeri astronomici sia pubblico sia gli stipendi dei giocatori, quindi è veramente di un livello molto più alto quello francese rispetto a tutti gli altri campionati a livello mondiale. Comunque, dando un occhio alla classifica, possiamo vedere come i Saracens siano primi a 67 punti, con gli Sharks dietro a 56, gli Leicester Tigers a 53 e per finire la zona playoff abbiamo i London Irish a 51. Comunque vicino alla zona playoff abbiamo Northampton Saints e Exeter Chiefs che comunque se la giocano per andare ai playoff, mentre per quanto riguarda le retrocessioni quest'anno non ho ben capito come funziona, perché forse l'ultima retrocede o forse fanno salire direttamente quelle del campionato, insomma della Lega inferiore. E proprio perché essendo fallite due squadre non credo che faccia retrocedere un'altra. Per quanto riguarda partite e orari, abbiamo venerdì 14 aprile alle 19:45 Bristol Bears contro Sale Sharks, sempre alle 19:45 Gloucester contro Bath, sabato 15 aprile alle 3 del pomeriggio abbiamo Harlequins contro Newcastle, sempre alle 3 di pomeriggio Saints contro Saracens, mentre domenica alle 15 c'è Leicester Tigers contro Exeter Chiefs. Ma adesso passiamo al top 14, massimo campionato francese.
Dando notte alla classifica, abbiamo in testa la corazzata del Tolosa, seguita da un'altra corazzata chiamata La Rochelle. Queste sono le due squadre che attualmente sono le più forti in Francia, ma due squadre comunque molto competitive anche in Europa. Infatti sono entrambe alle semifinali di Champions Cup. Per quanto riguarda le altre squadre, abbiamo Stade Français a 56 punti, Lione a 55, Bordeaux a 53, Tolone a 52, Racing a 51, Bayonne a 50, Montpellier a 48, Clermont-Ferrand a 45, Castres a 40, Pau a 37, Perpignan a 35 e Brive a 26. Per quanto riguarda partite orarie, abbiamo Racing contro Bordeaux il 15 aprile alle 15, alle ore 17 abbiamo 4 partite che sono Brive contro Stade Français, Montpellier contro Castres, Pau contro Clermont e Tolone contro Perpignano. E alle 21.05 c'è La Rochelle contro Bayonne. Mentre per quanto riguarda il 16, alle 21.05 gioca Tolosa contro Lione. Ma cambiamo completamente area geografica e spostiamoci in Oceania, nel Super Rugby Pacific. Anche in questo fine settimana ci saranno solo 4 partite, perché Blues, Rebels, Crusaders e Islanders avranno il turno di riposo. Come potete vedere dalla grafica, le squadre col pallino rosso sono quelle che hanno giocato una partita in meno. E per quanto riguarda le partite da giocare, nel mirino c'è Hurricanes contro Chiefs, che è veramente una partita fondamentale per vedere gli equilibri di questa stagione e per far sì che gli Hurricanes riescano a essere la prima squadra quest'anno a battere la corazzata dei Chiefs. Mentre per le parti basse della classifica abbiamo Moana Pacifica contro Reds. E in Moana Pacifica, dopo la partita contro i Crusaders, secondo me si sono dimostrati essere non più il fanalino di coda, e chissà se contro i Reds riescano a fare un colpaccio. Mentre per quanto riguarda la parte media della classifica, abbiamo Brumbies contro Feijandrua, altra partita da mettere nel mirino proprio per vedere se i Feijandrua riescano a confermare questa striscia di partite positive. Mentre l'ultima partita di questa settimana sarà Waratahs contro Force, che credo che detterà un pochino l'equilibrio della bassa classifica. Per quanto riguarda gli orari, abbiamo Moana Pacifica contro Reds alle 6.05, tutti orari italiani. Brumbies contro Feijandrua alle 11.35, queste partite sono di venerdì 14 aprile. Mentre sabato 15 aprile abbiamo Hurricanes contro Chiefs alle 11.35 e Waratahs contro Western Force alle 4.35. The last but not the least, avete visto che bella pronuncia, è il top 10, massimo campionato italiano. Mancano solo 2 giornate alla fine della stagione regolare e potremo vedere se il Custorino riuscirà a ribaltare la situazione per rimanere il massimo campionato e per vedere anche chi tra Valo Rugby, Colorno e Fiamme Oro riuscirà a qualificarsi per i playoff. Per quanto riguarda le partite fondamentali, abbiamo Valo Rugby Mila contro Fiamme Oro. Chi vince questa credo che sarà la squadra a riuscire ad andare ai playoff, perché è una partita molto importante. E poi abbiamo Colorno contro Calvisano, che sulla carta il Colorno può vincere questa partita, ma il Calvisano che ha battuto il Petrarca nell'ultima giornata non è da sottovalutare, quindi anche questa partita sarà da mettere nel mirino. Mentre per quanto riguarda la bassa classifica abbiamo Torino contro Lions Piacenza e chissà se il Torino potrà vincere. Per quanto riguarda gli orari, abbiamo Colorno contro Calvisano il 15 aprile alle ore 16 e Valo Rugby Emilia contro Fiamme Oro sempre allo stesso orario. Per quanto riguarda il 16 abbiamo 3 partite alle ore 15, ovvero Mogliano contro Rovigo, Petrarca Padova contro Viadana e Torino contro Lions Piacenza. Bene ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuna puntata di G-Rugby. E detto questo, ci si vede nella prossima avventura. Questa è la via.